imbroglio petrolio. Bloccare il distretto petrolifero in Abruzzo, è questo l'ordine del giorno che verrà presentato dal gruppo del Partito Democratico alla Regione Abruzzo nel prossimo Consiglio regionale. Nel mirino non solo la realizzazione del centro olio di Ortona, ma anche altri siti naturalistici indicati come possibili zone utili per lo sviluppo di distretti mirati all'estrazione di idrocarburi. L'Abruzzo ha detto che voleva essere regione verde, regione che scommetteva sulla qualità della vita, la regione che scommette sul turismo, che scommette sull'agricoltura di qualità, e quindi non possiamo cambiare questo modello di sviluppo. E quindi oggi noi presentiamo un ordine del giorno che sottoporremo all'approvazione di tutti i consigli comunali dell'Abruzzo. In questo ordine del giorno chiediamo innanzitutto la revoca delle concessioni fin qui rilasciate, ai sensi una legge numero 9 del 1991, quindi la revoca delle concessioni. Poi chiediamo al presidente della giunta Chiodi di resistere in giudizio contro l'impugnativa del governo che diciamo così mette in discussione la delibera regionale numero 14 del 2008, quella che ferma il centro olio di Ortona, e quindi chiedere di nuovo a Chiodi di assumere tutte quelle iniziative, così come lui ha detto in campagna elettorale, così come ha confermato votando la risoluzione del 27 di gennaio presentata in Consiglio regionale, di trovare insieme al Ministro Fitto una legge che blocchi questi insediamenti e questa distrettualizzazione petrolifera che si vuole fare in Abruzzo.